Grazie a tutti, chiedo cortesemente di prendere posto. Stamattina abbiamo parlato molto, ne abbiamo fatto cenno all'industria 4.0. In Italia se ne parla tanto perché nell'ultimo anno c'è stata questa misura del Ministero dello Sviluppo Economico con una sorta, insomma, di forti incentivi, 13 miliardi di euro messi sul piatto, incentivi per adottare macchinari o comunque tecnologie che avessero a che fare con l'industria 4.0. Però oggi parleremo di questo, ma direi in maniera tangente o comunque da un altro punto di vista, e il focus dell'intervento e di questa tavola rotonda che adesso facciamo è il termine competenze, e cioè il piano del ministro Calenda è solamente un primo pezzo. Ora acquisiti i macchinari, bisogna formare le persone, formare gli imprenditori, formare i lavoratori affinché questi poi siano in grado di utilizzare le tecnologie. Lo facciamo con i seguenti ospiti che chiamo e chiedo loro la cortesia di salire sul palco, con Roberto Bianco, presidente e amministratore delegato di ICAM e coordinatore del gruppo Industria 4.0 in Confindustria Bari e Batte, che voi lo sapete meglio di me, Barletta, Andrea e Trani. Prego. In collegamento, anzi lo presento alla fine così almeno andiamo più veloci, Andrea Lasagna, Head of Network Engineering di Fastweb, benvenuto Andrea, grazie, e con Massimiliano Ventimiglia, CEO di H-Farm Education, e in collegamento da Londra dovrebbe apparire, se me lo fate vedere, altrimenti intanto lo presento, Gianvito Lanzolla, professore di strategia. Ciao Gianvito, benvenuto, grazie. Professore di strategia presso la Cass Business School della University of London. Allora, io ho un microfono in più. Si sente? Perfetto. Allora, dicevamo, parliamo di formazione o comunque di andare oltre il piano Industria 4.0 che è stato, insomma, che ormai è di dominio pubblico e che molte aziende stanno utilizzando. Allora, e partirei da Bianco, chiedendoti, ora passa la seconda fase, cioè diciamo un piano più sulle persone, cioè far crescere la consapevolezza e la formazione rispetto a determinate tecnologie. Quali sono le difficoltà da superare e come si forma una persona che poi de deve lavorare con queste nuove tecnologie all'interno appunto del comparto industriale? E questo è un aspetto sicuramente fondamentale. Come azienda, come titolare d'azienda, amministratore di azienda tecnologica che ogni giorno quindi ha problemi di questo tipo e anche come coordinatore del tavolo 4.0 di Confindustria, ogni volta che si parla di digitalizzazione di 4.0, in realtà l'argomento finisce sempre sulle competenze. Non ci sono adeguate competenze e questo problema è il problema sicuramente più importante. Perché come Confindustria abbiamo considerato molto positivo l'Industria 4.0 e adesso Impresa 4.0, perché sicuramente consideriamo che le agevolazioni fiscali hanno favorito sicuramente gli investimenti. Questo aspetto è fondamentale perché ha praticamente permesso di incrementare la produttività delle aziende. Durante la fase della crisi, l'Italia, a differenza degli altri paesi europei, non ha investito e la nostra produttività è calata per questo. E questo è un aspetto fondamentale, sta rafforzando l'offerta oltre che la domanda, che è praticamente in tutti i settori. Il problema però sono le competenze e prima ancora delle competenze però dei nostri collaboratori, noi dobbiamo guardare in realtà le competenze degli imprenditori. Il problema su cui io mi trovo continuamente ad affrontare in Confindustria è questo, quello di riuscire a portare il più possibile intorno al tavolo, a tutta la formazione che facciamo, agli use cases con cui cerchiamo di accompagnare, è esattamente questo, consapevolezza della digitalizzazione per le imprese. Quando un imprenditore ha superato i
45-50 anni tendenzialmente è un po' difficile che riesca a capirla in pieno. E digitalizzazione significa organizzazione del processo produttivo, organizzazione dell'azienda, ma significa anche all'americana, significa digitalizzazione del prodotto digitale. E soltanto se hai capito veramente bene tutto questo puoi avere le competenze e la confidenza per parlare anche di modelli di business, di servitization e tutto il resto. Allora, purtroppo il problema parte dalla testa e questo aspetto è il primo problema. Fermo restando che poi se si parla anche a livello di nostri collaboratori, sicuramente noi riscontriamo una importante carenza di molte figure e su questo, ad esempio, come sezione meccanica di Confindustria Bari stiamo cercando di fare anche un'indagine tra domanda e offerta, cosa che effettivamente non c'è questa informazione puntuale e precisa sul territorio di qual è la discrasia tra questa domanda e offerta di competenze. In un territorio di grande disoccupazione ci sono molte competenze abbondanti e moltissime competenze carenti. Bene, andiamo a Londra. Gianvito, ci senti? Buon pomeriggio. Allora, tu ti occupi di affrontare i rischi che le aziende corrono quando poi decidono di importare al loro interno strumenti digitali, perché poi ecco, quando si parla di industria 4.0, di impresa 4.0, vuol dire, adesso la dico in maniera molto rozza, però digitalizzare in maniera pesante tutti i processi produttivi. Quali sono, Gianvito, i rischi principali e come si affrontano? Come può affrontare un'azienda i rischi di una digitalizzazione che cambia poi il DNA e i flussi di lavoro dell'impresa stessa? Innanzitutto buon pomeriggio, grazie per l'invito. Diciamo che come stavamo già anticipando, la digitalizzazione è sia a livello di prodotto, servizio, sia a livello di organizzazione, quindi cambia anche il business model e in questo cambia anche i trade-off organizzativi. Ora, quando in alcuni casi nuovi trade-off, in alcuni casi nuove soluzioni trade-off esistenti, quello che sta emergendo è che ci sono anche dei rischi. Cioè, ovviamente la digitalizzazione va fatta perché è un trend, uno di quegli unstoppable trends. Quali sono questi rischi? Cioè, io ne ho identificati alcuni e adesso li possiamo discutere insieme. Cioè, uno di questi è sicuramente l'illusione dell'oggettività, cioè quando uno porta in organizzazione un livello crescente di tecnologie digitali, pensa che inerentemente ha anche portato un discorso di oggettività nel decision making dell'organizzazione. E questo in molti casi che ho sviluppato si dimostra molto fallace, cioè le tecnologie digitali permettono di avere efficienza, permettono di aumentare, diciamo, il raggio d'azione, ma anche le tecnologie digitali non sono perfette, quindi vanno comunque monitorate, vanno comunque complementate con skills umani. Quindi il primo rischio che spesso emerge è proprio questo, che ci si affida troppo all'infrastruttura tecnologica senza sapere che l'infrastruttura tecnologica non è infallibile e quando fallisce il rischio è quasi catastrofico. Infatti aumentano sempre di più i casi di business discontinuity, cioè che il business si ferma completamente. Questo è uno. Un altro rischio che stiamo misurando in maniera empirica e crescente è che in misura crescente con l'adozione di tecnologie digitali le organizzazioni diminuiscono il loro slack organizzativo. Cioè, prima delle tecnologie digitali le organizzazioni erano molto più ridondanti, questo non va bene per l'efficienza, però va bene per la resilienza. Ora, con le tecnologie digitali sempre di più si diventa molto efficienti, quasi perfettamente efficienti, però questo riduce il livello di resilienza, il che vuol dire che siamo meno possibilità di rispondere a eventi che non sono identificabili in anticipo, e si riduce anche paradossalmente l'innovatività delle imprese. Cioè le imprese che diventano digitali, è un paradosso, ce ne sono diversi,
portando all'interno dell'organizzazione molte tecnologie, molta efficienza, riducono lo slack, come si dice in inglese, riducono, diciamo, l'abbondanza e riducono anche di per sé l'innovazione, la possibilità di innovazione. Ne cito soltanto un altro, di rischio ce ne sono molti altri. C'è un'altra dicotomia che si sta creando nelle organizzazioni tra data scientist e scientist, tra decision making basato sui data, sui dati, e decision making basato su domain expertise, su conoscenza del dominio, su conoscenza dell'industry. Ora, in molti casi si privilegia si privilegiano i risultati che vengono da queste data analysis a scapito della conoscenza, diciamo, del commerciale tipico o dell'esperto del settore, che infatti in molti casi vengono anche purtroppo resi ridondanti nelle organizzazioni. Ora, è ovvio che nei dati c'è molta saggezza, però nei dati non c'è tutta la soluzione al problema. E quindi si sta creando nelle organizzazioni, lo sto vedendo in diversi settori, da insurance a telecoms, quindi da assicurazioni, telecom, farmaceutico, in molti settori si sta creando come dire, una dicotomia tra il data scientist, che al momento è il vincitore di questa trasformazione, che però capisce i dati, capisce come riuscire a trovare patterns all'interno dei dati, ma non necessariamente se i risultati di questi patterns sono anche, diciamo, hanno anche una validità al di là del pattern stesso, e invece gli esperti di settore che invece tendono un po' a essere marginalizzati. Quindi il rischio qui è duplice, sia perché si perde un po' di expertise all'interno del dominio, e anche perché si crea una dicotomia tra queste due categorie all'interno dell'organizzazione che non sempre vanno d'accordo. Bene, grazie Gianvito. Andrea Lasagna, Fastweb, voi state, insomma, siete nel pieno, no? Comunque state per iniziare la sperimentazione del 5G, che sarà probabilmente uno dei veicoli attraverso il quale il paese e le industrie conosceranno più velocemente il digitale. Ecco, qual è secondo te il ruolo degli operatori, no? Degli operatori telefonici, che poi sono quelli che portano, sì, da stamattina abbiamo parlato sempre di dati, però quei dati viaggiano su delle autostrade che costruite voi, sia fisiche che nell'etere. Ecco, qual è, dal tuo punto di vista, il ruolo degli operatori nello sviluppo di una strategia impresa 4.0? Ma allora, diciamo che sarà sicuramente rilevante, così come sarà rilevante l'impatto della nuova tecnologia 5G. Per fare un po' un parallelo sull'argomento di cui stiamo parlando, sulla digitalizzazione, sul know-how che serve, i telco aiuteranno il mercato, l'industria, con infrastrutture, con nuove tecnologie e con know-how. Perché crediamo che comunque le telco stanno già affrontando da tempo il problema della digitalizzazione, che nasce, almeno dal nostro punto di vista, parlo dell'esperienza di Fastweb, nel riconoscere il cliente finale come l'unico vero obiettivo sulla quale costruire un prodotto o costruire un servizio. Ed è qualcosa di completamente diverso da quello che abbiamo fatto sino a poco tempo fa, quindi costruire un prodotto, darlo al cliente e fare in modo che questo lo possa utilizzare al meglio. Questo perché comunque il cliente oggi ha in mano la possibilità di confrontarsi con un mondo digitale, quindi di verificare in ogni momento qual è la scelta migliore, qual è l'offerta migliore, qual è il prodotto migliore sul mercato. Questa cosa fa sì che si è creato uno sbilanciamento, no? Quindi il cliente che ha in mano un know-how che il telco stesso, e parlo del mercato, diciamo delle telco, in quel momento non hanno. Allora, questa trasformazione è già partita nell'ambito delle telco, non sto a dirvi se è partita e sta andando nel miglior dei modi, oppure quindi se ha successo, avrà successo oppure no, perché è un processo molto lungo, ma che però ci ha insegnato qualcosa, che servono sicuramente per quanto riguarda il mercato, infrastrutture, quindi la fibra ottica e le nuove tecnologie 5G, che sarà una rete che metterà insieme fibra ottica e rete radio di nuova generazione. Serviranno sostanzialmente il know-how, quindi l'esperienza e la conoscenza di questa tecnologia nel processo di trasformazione e di digitalizzazione dell'industria sarà
un aspetto molto importante. La tecnologia in futuro, ed è uno degli obiettivi del 5G, anche proprio per come questa verrà standardizzata, è quella di includere, di creare un ecosistema dove il cliente finale fa parte e può sviluppare il proprio servizio all'interno della rete. È un concetto magari un po' difficile da capire in questo momento, però è davvero quello che succederà. La vera rivoluzione della rete 5G sarà la creazione di un ecosistema dove non ci sarà più solo la telco che porta avanti un prodotto e un servizio, ma ci sarà sostanzialmente questo gruppo di lavoro che comprenderà l'industria che sviluppa tecnologie, il telco e il cliente finale. Sperimenteremo peraltro questa cosa a Bari e Matera nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Non mi bruciare la seconda domanda che è proprio relativa a Bari. Massimiliano Ventimiglia, allora abbiamo parlato, Bianco ha fatto una riflessione interessante, cioè dicendo occhio che non dobbiamo formare solamente le persone che ci lavorano, ma dobbiamo soprattutto formare gli imprenditori che poi danno il boost, insomma il lancio iniziale a tutto. Come voi che vi occupate proprio di formazione e di formazione all'insegna dell'innovazione, come si forma un imprenditore a essere pronto a queste sfide? Ma allora, diciamo, la formazione degli imprenditori è un mestiere abbastanza tosto, perché fare gli imprenditori è una cosa tosta, e perché al di là di tutte le questioni che sono legate alle technicalities, che sono tante, sono nuove, non sono indulgenti, perché comunque continuano incessantemente a popolare le nostre serate, in realtà si tratta molto di più di una questione di spirito, e in questa terra da pugliese mi viene da dire di bollente spirito, no? Nel senso che perché di fatto quando l'imprenditoria non è una cosa che facilmente insegni, la voglia di intraprendere, quel disagio, quella cosa che ti scatta dentro per cambiare le cose, è qualcosa che non nasce in un momento, no? E non è spesso una decisione razionale, è qualcosa che senti. Noi ci occupiamo appunto di provare a farlo con i giovani tantissimo, ed è non è semplice nel nostro paese, perché è un paese disegnato principalmente per farti stare nelle corsie di una piscina, mentre invece fare l'imprenditore significa nuotare in mare aperto tanto spesso, no? Quindi accettare le difficoltà che ci stanno là fuori, dove non conosci, dove non sai, dove la giornata inizia alle 5 di mattina, dove devi avere veramente tantissima forza dentro per contrastare le cose, dove devi fare una parte in un paese con degli handicap, dove evidentemente si fanno tanti programmi di iniziazione alle aziende, ma i seed stanno quasi sempre tra i 30, i 50, i 75 mila euro, e falla un'azienda con questi soldi qua, nel senso che quasi sempre poi dopo al passo successivo ti giri, non c'è più nessuno, quindi comunque è complesso, e quindi è complesso con i giovani, ed è complesso anche con le persone più grandi sicuramente, perché magari sono cresciuti in una cultura dove sbagliare è un problema, dove fondamentalmente ogni volta che tu azzardi un attimo rischi il posto di lavoro, e magari a 45-50 anni non è così semplice nel contesto in cui siamo, dove ci sono insomma 17 milioni di pensionati, 600 mila esodati, è una società che evidentemente è più attenta a non perdere quello che ha che magari andarsi a prendere cose nuove. Quindi come si fa a dargli coraggio? Come si fa? Si fa che sul fronte dei giovani li si porta in circuiti immersivi dove capiscono il perché che hanno dentro, cioè diciamo che prima di tutto si parte da lì, qual è il proposito che si vogliono dare, qual è quel bisogno che vogliono colmare, come vogliono riempire di significato la loro vita, molto più che insegnargli la data science o la blockchain, quelle cose le imparano anche abbastanza velocemente quando sono giovani. Il tema però è la voglia, è la forza dentro, e quindi gli facciamo fare cose che paradossalmente sono più attente alla persona e al loro spirito che le technicalities. E per quanto riguarda le aziende, anche lì ci sono un sacco di cose da fare a livello di meccaniche di open innovation e cambiamento di cultura.
E, bisogna, bisogna iniziare presto. Noi per esempio nell'ambito delle scuole facciamo incontrare i ragazzi delle scuole medie role model e imprenditori che gli spiegano perché hanno deciso un giorno di cambiare le cose e mettersi loro a costruire, no? Che è una parola magica nel nostro contesto. E quindi tu vedi ragazzi delle scuole medie che magari parlano con imprenditori, amministratori delegati, magari gli fanno delle domande su alcune cose, conversazioni non normali, non pianificabili, e accettare il non pianificabile è già un ottimo inizio, insomma. Bene, grazie. Bianco, secondo giro, torniamo a parlare di impresa 4, di impresa 4.0. Ci siamo detti più o meno esplicitamente, no? che quella che abbiamo vissuto è stata solamente una prima fase. Dal tuo punto di vista, visto che coordini anche appunto il gruppo di lavoro qua nella zona, quali sono secondo te i prossimi passi che bisogna adottare? Cioè, solamente le competenze? Magari sì, oppure puntare anche ad altro? Per quanto riguarda altro, io credo una cosa, che se noi consideriamo che la soluzione fiscale è una soluzione che sta dando un ottimo effetto, non può essere considerata soltanto come una scossa iniziale per far riaccelerare gli investimenti, ma se condividiamo questo, io credo che questa soluzione debba diventare una soluzione strutturale e non una soluzione occasionale. L'iperammortamento può passare dal 250 al 200 al 180, diventare più sostenibile per le casse dello Stato, ma sicuramente dovrebbe diventare una cosa strutturale. Per il resto io fondamentalmente vedo competenze, competenze, competenze. Quindi noi stiamo lavorando su diversi fronti, come dicevo prima. La prima cosa, e qui vorrei tanto veramente il contributo della Regione, una indagine seria di quello che è il delta tra domanda ed offerta di competenze. Poi ancora, dobbiamo agire velocemente. Purtroppo la scuola italiana richiede dei tempi incredibilmente lunghi per poter cambiare le cose. 10 anni fa ho radunato nella mia azienda una serie di presidi di scuole tecniche, e un raggio di 20 km per cercare di incentivarli a ad avviare dei corsi di meccatronica. Dopo 10 anni non è successo assolutamente nulla. Continuiamo a prendere elettricisti e formarli per 5, 6 o 7 anni un po' nella meccanica per avere dei meccatronici, e questa è una cosa assurda per tante aziende di meccatronica che esistono qui a Bari e che non hanno le competenze giuste, che ce le rubiamo, così come ci sono altre figure nell'ambito del software, ci sono veramente moltissime figure che sono assolutamente carenti e che ce le stiamo rubando in un territorio in cui c'è grande disoccupazione. Questa è una cosa veramente inammissibile. Quindi le scuole superiori vanno assolutamente corrette, ma in tempi assolutamente stretti. Non abbiamo bisogno di anni, di 2 o 3 o 4 anni per intervenire e più 5 perché queste figure possano arrivare sul mercato. Saremo già morti fra 10 anni, sarà cambiato completamente il mondo fra 10 anni. Speriamo di no, fra 10 anni. E un'altra cosa, ieri radunavo in Confindustria un gruppo di università, Politecnico, aziende, e discutevamo come possiamo cercare di dare noi una mano a sollecitare le competenze, la formazione sulla digitalizzazione, dalla cyber security al fintech, eccetera. A Bari ci sono ottime università, perché non cercare di specializzare un po' alcune di queste competenze che sono assolutamente importanti già oggi, e non ci sono tutte quelle competenze sul nostro territorio di cui abbiamo bisogno. E ultima cosa, ritorno al discorso degli imprenditori, e ancora una volta chiedo alla Regione, faccio una proposta provocatoria e dico: la Regione, che ottimamente da noi fa molti bandi e sostiene molto bene le aziende, faccia una specie di indagine
prima di affidare un finanziamento a un'azienda, verifichi le competenze ottime di digitalizzazione che ha l'imprenditore e i suoi più diretti responsabili. Se va bene, ok, se no li costringe una settimana di full immersion in una formazione fatta molto bene. Soltanto con un'ottima consapevolezza tutta l'azienda poi si muove. Questo credo che sia fondamentale e questo credo che nel medio termine cambierebbe tantissimo le cose. Grazie. Torniamo a Londra da Lanzolla. Ci sono molte aziende che con la digitalizzazione non hanno solamente cambiato i processi produttivi o hanno migliorato le competenze, o diciamo aggiornato le competenze, evoluto le competenze, ma hanno proprio cambiato il business model, no? Ci sono tantissimi casi, anche diciamo ragionando più nel futuro, per esempio vediamo tutte le imprese che fanno oggi automobili, chissà un futuro se continueranno a vendere attraverso dei concessionari, c'è tutto il tema del car sharing, delle auto che si guidano da sole, insomma il tema è molto complesso e non solamente ovviamente nel settore dell'automotive. Come può un imprenditore vedere per tempo, Gianvito, questo cambiamento e decidere di cambiare modello in tempo per non dover risanare l'azienda? Domanda da $1 milione. Allora, rispondo in due parti. Cioè, la prima è cercare di capire quelle che sono le forze che sono alla base di questo cambiamento. E quindi, da un lato, quindi ci sono, cioè, c'è molto, come dire, c'è molto parlare, ci sono molte tecnologie, ma alla fine la trasformazione digitale è legata a forze tecnologiche che portano efficienza, che portano connettività, che portano automazione intelligente e che portano per il momento disintermediazione del trust, della fiducia. Quindi se il modello di business è basato su una di queste capacità, efficienza, fiducia, connettività o automazione intelligente, cioè l'imprenditore deve cominciare a preoccuparsi perché qualcosa può e cambierà nel breve medio termine. Ora, queste sono le forze che vengono dal basso, che vengono dalla tecnologia. Quello che sta succedendo a livello di modelli di business è che ci sono forse due imperativi che tutti gli imprenditori devono probabilmente considerare. Uno, che il primo è che l'informazione diventa centrale in qualsiasi modello di business, cioè sempre di più il modello di business sarà basato sull'informazione. E il secondo è che i modelli di business del futuro saranno un'integrazione di digitale e fisico, non una sovrapposizione di digitale su fisico o viceversa, è una fusione tra tecnologie e fisico. È mondo reale. E quindi questo poi comporta dei cambiamenti molto significativi. Tu ti riferivi al settore delle automobili. Nel settore delle automobili si pensa che nei prossimi anni il 50-60% di un'auto sarà tecnologie digitali, il 20-30% sarà batterie elettriche. Quindi che cosa resta alla Fiat? Se il 70-80% è digitale più batterie elettriche, che cosa resta? Cioè qui siamo a un livello di cambiamento che non è soltanto di modello di business, ma in alcuni casi anche di core business. Che cosa facciamo? Siamo ancora un'automobile, siamo design, siamo experience, e anche in questo ci sono dei modelli di business che stanno emergendo abbastanza chiaramente. Però alla fine è chiaro che il motore di questo cambiamento è l'informazione e la fusione digitale e fisico. Bene, grazie. Sì, tutte le aziende che stanno ripensandosi nel futuro in maniera efficace poi ragionano tutte intorno ai dati, no? Per moltissime. L'altro giorno parlavo con un imprenditore di un settore che non abbiamo citato oggi, ma insomma con Nerio Alessandri di Tecnogym, il quale mi diceva: noi stiamo diventando un'azienda di dati,
perché accumuliamo talmente tanti dati da, con i nostri apparecchi per gli allenamenti, che poi con tutti quei dati stiamo cominciando a fare business. Per esempio, lui mi raccontava che stanno facendo business per esempio con le assicurazioni, non in Italia perché per problemi legali, regolatori non si può fare, ma utilizzavano i dati che raccoglievano per fare business con le assicurazioni. Lasagna, Andrea, hai accennato prima alla sperimentazione che state facendo a Bari e Matera. Ci spieghi un po' di che cosa si tratta? Sì, grazie per la domanda. Allora, intanto mi piace parlare della sperimentazione di Mare Matera parlando di tre elementi. La prima è che il Ministero dello Sviluppo Economico, con questa sperimentazione che non avverrà solo a Bari Matera ma avverrà anche in altre zone d'Italia, ha messo l'Italia davvero avanti da un punto di vista tecnologico rispetto all'Europa e anche a tutto il mondo. Cioè, noi saremo una nazione dove la sperimentazione del 5G, della nuova tecnologia, avverrà prima delle altre nazioni, e questo è un punto molto importante. Il secondo punto importante è che ha fatto questa attività mettendo insieme, come accennavo prima, non solo i telco, quelli che faranno la copertura della rete 5G, ma anche e soprattutto tutti quegli elementi dell'ecosistema che si verrà a creare e che si crea nell'ambito della digitalizzazione, che sono appunto i fornitori di tecnologia, che sono appunto i centri di ricerca, che sono appunto gli utenti finali. Quindi oggi noi abbiamo in questa sperimentazione praticamente circa 50-55 diversi attori che vengono appunto dalla ricerca dell'università, che vengono dalle pubbliche amministrazioni e che vengono da realtà locali che possono essere piccole o grandi. E questo è un aspetto davvero molto importante perché, come dicevo prima, è il vero valore della nuova implementazione della nuova rete. Questo progetto dura 4 anni. Tra il 2018 e il 2019 Telecom Italia e Fastweb, quindi due operatori di rete, faranno un'unica rete. Quindi insieme faremo un'unica rete che permetterà di mettere in piedi questo laboratorio permanente. E sostanzialmente nel 2019 completeremo la copertura del 100% delle aree di Bari e di Matera, e sotto questa copertura di rete andremo a sviluppare nell'arco di 4 anni, con quegli attori che vi dicevo prima, tutta una serie di use case di digitalizzazione che saranno effettivamente poi il mercato del futuro, che saranno effettivamente poi quelle che sono le aspettative del cittadino e dell'industria rispetto a queste nuove tecnologie. Per farvi un esempio, perché non abbiamo tantissimo tempo, direi nell'ambito dell'industria 4.0 lavoreremo tra le altre, non solo con Isotta Fraschini, nell'andare a lavorare all'interno del loro impianto di stabilimenti per implementare delle attività di asset management per il controllo di tutte le merci, di tutti gli apparati, di tutti i prodotti, di tutti i componenti all'interno dell'azienda, e vi posso assicurare che parliamo di sensori per migliaia o decine di migliaia di apparati. Stiamo parlando della loro movimentazione, stiamo parlando del controllo di sicurezza della movimentazione all'interno dello stabilimento di tutti questi apparati, così come stiamo parlando del controllo appunto della produzione stessa. Stiamo parlando addirittura, sempre nell'ambito della stessa industria, stiamo parlando della informatizzazione e del learning, del know-how delle persone che lavorano attraverso nuove tecnologie come possono essere appunto la realtà virtuale piuttosto che la realtà aumentata. Questo per dare un solo esempio delle cose che faremo con Isotta Fraschini, che, ripeto, nell'ambito della industry non sarà l'unico attore nell'ambito di questo progetto. È un progetto sulla quale abbiamo investito insieme a Telecom Italia, insieme a Huawei, circa 60 milioni di euro, insieme appunto a questo ecosistema per sviluppare digitalizzazione. Credo che, tornando al messaggio iniziale di ciò che ha fatto il Ministero dello Sviluppo Economico, credo che abbia davvero colto l'essenza della nuova tecnologia. Non serve una nuova copertura di rete e basta, serve la creazione di un ecosistema per fare digitalizzazione e fare business. Bene, grazie. Massimiliano, a te l'onere e l'onore di concludere. Prima ci hai raccontato di come si prova, no, a formare l'imprenditore del futuro, no? Quindi ragazzi che
insomma, aiutate un po' a focalizzarsi, no? A capire cosa vogliono, quali sono i loro talenti e come li possono esprimere in maniera efficace ed efficiente. Però voi fate anche tutt'altro, un altro mestiere, no? Che è anche quello di aiutare le aziende già consolidate a innovarsi. Quindi ti faccio un po' la domanda che ho fatto prima a Lanzolla, cioè come si può aiutare un imprenditore consolidato, senza parlare di appunto Esodati, cioè proprio l'imprenditore, a arrivare in maniera sana al XXI secolo? Ma allora, diciamo, anche nelle aziende credo che sia innanzitutto un fatto di cultura aziendale, cioè e atteggiamento nei confronti di questo tema, che è il tema del cambiamento. E anche con le aziende quello che devi provare a fare è mettere in atto dinamiche che non sono magari le dinamiche più consuete, cioè provare a cambiare un po' i paradigmi. E degli esempi pratici sono, noi facciamo con tante aziende dei momenti di hacking dell'azienda stessa, dove proviamo evidentemente a girare totalmente la gerarchia, dove di fatto on top di un organigramma gli diciamo che c'è il fruitore del loro servizio, che l'amministratore delegato viene in fondo alla piramide, e proviamo a farli lavorare internamente cercando di costruire innovazione, anche portando in questi eventi persone che normalmente non lavorano in azienda, ma che magari arrivano da posti, luoghi e mentalità diverse, cercando di fare hacking di quello che è il loro core business, okay? Quindi questo è un modo per stimolarli ad avere un atteggiamento diverso, e anche cercare di far passare internamente un atteggiamento nei confronti del rischio totalmente diverso. Una cosa che spesso vediamo essere interessante è proprio provare a portarli fuori dai normali contesti, diciamo, lavorativi, coinvolgere il leader aziendale, che è un tema importantissimo, che deve dare comunque una certa apertura a un atteggiamento più proattivo e di rischio, e non lasciare che l'atteggiamento evidentemente di stasi e di passività sia quello con cui l'azienda deve andare avanti. Le aziende in questo momento devono trasformarsi in un modo o nell'altro, e questo passa anche da fare coesione e forza di quello che si ha internamente. L'altro passaggio molto importante è che le aziende da sole difficilmente riescono a stare al passo con tutti i fronti di innovazione. Una delle cose che noi abbiamo creato in questi anni è una forte coesione tra le aziende e il tessuto delle start-up a livello internazionale, facendo leva su un network di incubatori che operano un po' in tutto il mondo. Oggi di fatto abbiamo già creato tutta una serie di acceleratori di impresa che fanno sì che un'azienda forte della moda possa o una banca possano entrare in contatto con qualche decina di startup che nel mondo stanno innovando in quel settore. Questo perché le startup hanno un problema spesso di go to market, quindi hanno bisogno di trovare una struttura evidentemente importante, no? Che le possa aiutare ad accelerare. Dall'altra parte l'azienda ha bisogno di porsi il tema dell'accelerazione dall'esterno, perché attraverso le tecniche di essere contaminati, assolutamente, perché attraverso le tecniche tradizionali di R&D spesso si va troppo lenti. Un acceleratore importantissimo che abbiamo fatto esterno è stato con Technogym, visto che l'hai citata tu mi permetto di citarla, ma in realtà ne abbiamo fatto anche degli altri. E in quella in quel passaggio in quei momenti di contatto tra persone che arrivano da un contesto totalmente disrupted e sregolato e persone che arrivano da ambienti corporate, c'è veramente un trasferimento anche di approccio, di mentalità e di agilità, che poi che porta, diciamo, le persone di natura corporate che tornano il giorno dopo in ufficio ad avere un atteggiamento molto più aperto, sia nei confronti del rischio stesso, che alla collaborazione, che alla proattività. Tutte cose che analizzate in contesti come questi sembrano normali, ma che dalla nostra esperienza nelle aziende, diciamo specialmente quelle più grandi, tanto normali non lo sono. Va bene. Grazie ai nostri relatori, a Roberto Bianco, Andrea Lasagna, Max Ventimiglia e Gianvito Lanzolla, grazie di essere stato con noi. E adesso proseguiamo.